condivido, condivido. No, no, devo dire. Ufficiale e lasciando un interrogativo, ci sarà un De Luca in questa lista? Scoprirete chi, ed eccolo scoperto. Si tratta di Antonino De Luca, sindaco di Giardinello, che scende in campo con noi al fianco di Cateno De Luca per questo progetto che mira a cambiare finalmente la Sicilia. Grazie, intanto grazie a tutti voi, grazie a te, grazie perché in questo periodo ci siamo sentiti spessissimo, essendo un sindaco di un piccolo paese, Giardinello, per la seconda volta. Sappiamo benissimo cosa significa governare e a volte con tantissima difficoltà. Posso dire tante cose, ma sarò brevissimo e vi dico solo una cosa: oggi essere al fianco di Cateno De Luca mi fa un grandissimo onore, perché lui come sindaco di Messina, io come sindaco di Giardinello e come stasera c'è qua anche Gigi Cino, sindaco di Campodiale, siamo state sempre in prima linea e veramente le difficoltà ci sono, però a livello nazionale e regionale non si è fatto nulla. Posso dire tante cose, posso dire solo questo: il conferimento di un comune oggi la differenziata viene di più a peso d'oro, 230 euro a tonnellata. Spero che Cateno possa diventare presidente e ci potrebbe dare un supporto a livello regionale. Grazie. Grazie Antonio, grazie a tutti voi. Noi abbiamo aspettato con trepidazione che arrivasse questo momento. Con Antonio abbiamo avuto modo di conoscerci in altre occasioni. È uno di quelli che segue molto le mie dirette, anche quelle, soprattutto quelle mattutine. E cosa ci accomuna, al di là del cognome ovviamente, è il fatto che noi proveniamo da territori che hanno una dimensione a misura d'uomo. Io provengo da una metropoli
di 1000 abitanti, quindi lui rispetto a me già è una metropoli realmente come comune, ma la questione che noi abbiamo lanciato con il progetto De Luca Sindaco di Sicilia è quella proprio di creare le condizioni, l'ho definita la lobby dei sindaci in Parlamento, sono tanti i sindaci con noi, gli amministratori, assessori, coloro che hanno vissuto, vivono il territorio proprio con il servizio e con la predisposizione della trincea. Stare in trincea è qualcosa che ti forge e ti fa capire anche quali sono poi le angherie che i palazzi della politica consumano sulle nostre spalle, sulle spalle dei cittadini, perché fondamentalmente ci troviamo nei parlamenti con persone che non hanno mai amministrato neanche un condominio, come diciamo spesso, e quindi non si rendono conto che alcune norme alla fine è meglio non farle, perché il risultato molto spesso è quello di complicare la vita ai cittadini, aumentare il pizzo legalizzato sugli imprenditori e farci palleggiare tra un burocrate e l'altro, che ovviamente non si prende la responsabilità di applicare la norma, ma cerca sempre l'interprete, che qualcuno magari al suo posto dica come fare. E nel frattempo il tempo passa e naturalmente far passare il tempo, soprattutto per chi deve anche iniziare degli investimenti, significa qualche volta anche causare dei danni irreversibili. Stiamo andando avanti con il nostro progetto De Luca Sindaco di Sicilia, De Luca Sindaco d'Italia. Sabato mattina saremo qui a Piazza Indipendenza a Palermo per presentare la seconda ammiraglia del gruppo di liste che sostiene il progetto De Luca Sindaco di Sicilia. La seconda ammiraglia è Sicilia Vera, mentre abbiamo riservato un posto d'onore per Antonio De Luca, il quale l'abbiamo aspettato. Noi abbiamo aspettato anche che maturassero e si consumassero i tempi che lui ha ritenuto di fornirci, perché era giusto che una decisione del genere fosse il frutto di una intanto valutazione ponderata e poi di una condivisione da parte della squadra, perché lui sta scendendo in campo non come riempilista, questo lo voglio dire a gran voce, ma vale per tutti i nostri amministratori. Noi stiamo facendo una lista competitiva dove non ci sono deputati uscenti, perché mi sono preso la responsabilità e ho assunto la decisione fin dall'inizio del nostro progetto di non rieleggere deputati uscenti, perché parto dal presupposto che il rinnovamento non si può volere a chiacchiere, si deve volere creando i presupposti. E io, che sono il responsabile di questo progetto, che ho rifiutato anche offerte importanti per far entrare in lista anche ora, questi sono i classici giorni dove in genere nelle liste blasonate si cala il pacco a chi è già candidato, perché si prende all'ultimo secondo, magari il Maradona di turno che è fuggito da altre liste lo si para lì, perché c'è lo spazio della lista, e pagano, pensate che non pagano. Possibilmente un posto del genere, non tanto possibilmente, ma posso dire che già è stato stimato fino a 150.000 euro. Perché? Perché un posto nella nostra lista dove non c'è il deputato uscente, per un deputato uscente significa la rielezione, e vedete, magari 150.000 euro sono un anno e mezzo di indennità, ne rimangono 3,5 come guadagno, quindi siccome lo spacca le pietre, onestamente magari lo può fare l'investimento. Solo che noi non siamo in vendita, non abbiamo un prezzo, perché non siamo in vendita. E quindi anche in questo momento chi gira, quante persone girano come anime in pena, quante persone in questo momento hanno già messo il manifesto col faccino, ma non c'è il simbolo, perché come dice la profumiera, tanto io sono qua, vediamo chi li prende, no? Noi dobbiamo cercare queste persone, noi non piacciono queste persone, perché significa che sono persone senza scrupoli e che ovviamente si vendono come le mignotte d'alto bordo al miglior offerente, e noi mignotte della politica non ne vogliamo. Questo voglio anche sottolineare, è importante. Quindi scelte di campo ben precise, scelte chiare e, come siamo abituati a fare i sindaci, scelte concrete che ci mettono sempre a confronto con quelle che sono le conseguenze delle nostre
decisioni. Come fa un sindaco? Il progetto è denominato Sindaco di Sicilia per questo motivo, perché vogliamo caratterizzare oggi l'Assemblea, il Parlamento siciliano, con una dimensione concreta e non che sia sempre il solito parlatoio. Si parla, ma alla fine non si conclude niente. Il problema è che ogni parola al cittadino costa 1.000 euro e quindi ovviamente parlare a questi costi non è più accettabile, quindi vogliamo anche da questo punto di vista un rinnovamento complessivo per avere anche un Parlamento che produca negli interessi della cittadinanza, negli interessi dei sindaci e degli imprenditori. Noi siamo vessati oggi dall'assenza di una vera amministrazione che sulle nostre teste faccia il proprio dovere, quindi subiamo le conseguenze di chi non amministra, di chi ha scambiato le istituzioni regionali probabilmente per un palcoscenico dove si deve consumare la solita tragedia, la solita sceneggiata, dove oggi governo io e tu fai finta di fare opposizione perché domani governerai tu e io farò finta di fare opposizione. Questo è il quadro tragicomico che negli ultimi 30 anni, se andate ad analizzare, si è consumato. Noi abbiamo deciso di rompere questo quadro e di ricostruire una Sicilia diversa. Ci sono le condizioni per cambiare? Sì, fino a quando incontrerò uomini e donne libere, come già i colleghi che si sono candidati, come Antonio Di Luca, allora c'è la speranza realmente per cambiare questa Sicilia finalmente. Grazie.